Pronto? Pronto? Pronto, Valentina? Sì. Oh, ciao Valentina, come stai? Chi parla? Ah, chi parla? Io sono, senti, io telefono da Santa Madre Russia. La Russia? Sì. Sì, Valentina? Sì. Ah, sì. Senti, sì. Come stai? Sto bene. Mi fa tanto piacere, Valentina, Sì. E tuo marito? Mio marito non c'è più. Ah, mi dispiace tanto, Valentina. Ma sono tanti anni che mi è morto. Oh, tanti anni? Sì, sono 25 anni. 25 anni. Sì. E tu non hai un po' di, come si può dire, di voglia di tornare nella tua terra natale? No. Perché, Valentina? Perché sono qui che ho figlioli e nipoti. Ormai sei italiana a tutti gli effetti? Sì. Ma chi sei te? Ma io non mi ricordo. Ma tu ricordi la tua vecchia lingua? Io la lingua sì, un pochino mi ricordo, ma non tanto, vero? Sì, non tanto. Meno male. Com'è? Sono tanti anni che sono a Siena io. Tanti anni, Valentina. Sì. Ma te chi sei? Come ti chiami? Io mi chiamo Sbrodolenko. Slovenko? Sbrodolenko. Brodolenko? No, Sbrodolenko. Brodolenko? Con la S iniziale, Sbrodolenko. Excellenko. Sbrodolenko. Ecco, io non mi ricordo di te. No, no, ma vedi, mi ha parlato di te un amico comune. Chi è? Come si chiama? Gagarin. Gagarin Yuri. Yuri? Yuri. Non lo conosco. Ah, no, Yuri Gagarin, bravo ragazzo, no? Ora è morto anche lui, purtroppo, no? Ecco. Era uno che era andato molto in alto, poi purtroppo si sa, chi troppo in alto va, cade sovente e precipita volissimevolmente, no? Ecco, io sono stato molto in Italia e sono tornato qui in Russia, ora che c'è Putin. Putin, sì. Sai? Putin? Sì. Putin, figlio di Putin, sì. Nipote di Putin, eccetera. Ecco, e allora come stai? Cioè, mi hanno detto, senti un po' Valentina come sta, se sta bene in Italia, se no noi riprendere nel grande ventre di madre Russia. Io sto bene, grazie. Ti mando anche i saluti di Valentina, come si chiama come te, Valentina Tereskova. Sì, Valentina Tereskova, infatti mi ha dato il nome a mia mamma perché Valentina Tereskova. Sì. E no, c'è una signora russa che veniva dalla mia mamma. Sì. Si chiamava Valentina, mi ha messo il nome Valentina. E Tereskova chi era? Tereskova era quella russa che è nata super aria. Su nello spazio, bravo, sì, bravo, sì, bravo, ecco. Da Svidania. Ci hai capito subito tu, Sì, certo. Sì, Valentina Tereskova che. Sì, che è nata a volare super aria. Fa le braciole e Kocelova. Ecco. Sì, molto bene. Tu non un po' di rimpianto per tua terra? Sono stata un anno fa lassù a trovare al cimitero di mia povera mamma. Porra mamma? Sì, ecco. Come si chiamava tua porra mamma? Francesca. Francesca? Sì. Ah, nome italiano. Sì, nome italiano. Francesca anche in slavo, Guarda, sì. Francia si chiama, Francia in slavo, Francia, Francia. Insomma, allora Valentina, io sono contento di averti parlato, sì. Perché mi hanno detto, tanto brava donna, Sì. Ti volevo dire una cosa. Dimmi. Io volevo sapere, tu saresti, siccome Putin ha bisogno di persone anche in Italia, nell'Occidente, no? Sì, di fare qualche piccola spiatina, tu saresti a pagamento buono, dollari americani, disponibile per fare spia russa? No, io questo perché non c'ho spia, questo non lo posso fare. No, guarda, molto semplice, te portano un messaggino, tu lasci il messaggino in posto che noi te dire. No, perché sai, perché io ho mia figliola che è in un posto che non posso fare, ecco, ci lavora in un posto che non posso fare. Bene, posto di responsabilità? Sì. Ah, bene, ecco. bene, posto di quelli di, insomma, dove si può sapere tante cose? Sì, ma lui non è, c'ha responsabilità molto, capito? Noi KGB? Non morto KGB ancora, Dossier Mitrokhin. Sì. Ah, saputi. Non capisco tante cose perché mi sono molto scordata di parlare. Dossier Mitrokhin. Dossier Mitrokhin. Io non mi sono Yeltsin. Brezhnev. Ma te chi sei? Io non ti capisco chi sei. Ti ho detto Sbrodolenko. Sergei Sbrodolenko. Ma io non ti conosco.
Lo so, esserci bella canzone italiana che dice io non ti conosco, io non so chi sei, sono un po' stonatine. Sono proprio così, sono proprio così, non sì. ti conosco chi sei. Sì, ma infatti anch'io non te conosco, ma io vengo in Italia, sì. da non tanto tempo, sì. Tampax, come si dice, non tanto Tampax, sì. Tampax, sì. sì, ecco, allora io vengo e quando vengo, vengo te trovare per salutare, bere vodka insieme. Ecco, va bene, va bene. Quello sì, ho piacere. E fare, va bene, allora quando vieni a Roma vieni a trovarmi, così ti conosco. Se vorrai nella steppa, tu dovrai ballare il casaccio. Oh, la balla del piccolo cosacco. Io andato in Cecenia. Sì, sono andato subito a Mosca. Ecco, va bene. Poi sono stato in Italia, ho trovato Vespa, Bruno Vespa, tornato subito a Mosca. Ecco, carità di Dio. Va bene. Allora? Allora, arrivederci, a presto. Allora. A presto, Valentina. Va bene. Ciao, Valentina. Ciao. Da Svidania. Ciao, da Svidania. Da Svidania, bravo. Io di altra regione, forse altro accento. Ciao. Io toscano. Non c'è il sondaggio, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondaggio, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.